L'Italia è uno dei paesi che ha la più alta tassazione universitaria in Europa e per contro ha anche un sistema di sostegno allo studio che investe pochissime risorse, ovvero le borse di studio sono sempre pochissime per gli studenti italiani. Questo naturalmente comporta uno scarsissimo approccio all'università, pochissimi iscritti e un numero di laureati che è molto inferiore rispetto a quello che ci impongono alcuni parametri europei. Per questo uno dei primi atti quando siamo entrati in Parlamento è stato proprio presentare una proposta di legge che ha come fine quello di ridurre la tassazione per le fasce medio-basse della popolazione e istituire una no tax area, quindi una fascia di esenzione per i redditi più bassi. Allora abbiamo pensato di fare qualche azione in più perché naturalmente avremmo potuto fermarci lì, accettare i no del governo Renzi, ma a questo punto abbiamo deciso di fare un passaggio in più, ovvero quello di entrare fisicamente all'interno delle università con una nostra petizione che possa andare a sostegno di questa nostra proposta di legge. Ed è per questo che a partire da lunedì 23 novembre, lunedì 30 novembre e lunedì 14 dicembre saremo con i nostri portavoce del Movimento 5 Stelle in tantissime università italiane, al fianco degli studenti che ci hanno contattato dal sito università5stelle.it per dargli una grande mano in una raccolta firme che dovrà essere grandiosa per un semplice motivo, perché dovrà fare pressione sul ministro Giannini e dare così la possibilità finalmente a noi parlamentari di discutere quello che è un progetto di legge sano che è fatto apposta per migliorare la cultura e incrementare quello che è il sapere critico e accessibile a tutti in Italia. La raccolta firme è già partita e continuerà fino al 31 dicembre e tutti quanti possono attivarsi andando sul sito www.università5stelle.it, scaricando il modulo con il quale è possibile raccogliere firme all'interno dell'università o anche in prossimità dell'università e scaricare il materiale che può servire per la raccolta firme. Invitiamo quindi tutti quanti, quelli che hanno a cuore, ad andare sul sito e seguire le istruzioni che ci sono e raccogliere quante più firme possibile. Più firme porteremo al ministro Giannini, più forte sarà la nostra battaglia dentro il Parlamento.